L'ingegner Benedetto Marasà, vice direttore generale dell'ENAC, è stato nominato presidente del comitato direttivo del FAB, Functional Airspace Block, del progetto BlueMed, nell'ambito del Cielo Unico Europeo. Siamo con il vice direttore generale per avere ulteriori informazioni sul ruolo che andrà a svolgere. Ingegnere, ci spiega cosa sono i FAB e in particolare il BlueMed? I FAB sono porzioni dello spazio aereo in cui è stata suddivisa l'Europa per consentire una migliore utilizzazione dello spazio aereo in termini di efficienza e vantaggi per la comunità internazionale. Il FAB BlueMed è uno dei 9 FAB appunto in cui è stato suddiviso lo spazio aereo e ricomprende l'area del Mediterraneo centro-orientale. Attualmente il FAB BlueMed comprende lo spazio aereo di competenza di Cipro, Grecia, Italia e Malta. Quali saranno i vantaggi dell'attuazione del FAB BlueMed sul trasporto aereo? Il FAB BlueMed è appunto il Functional Space Block relativo al Mediterraneo centro-orientale. Gli stati partecipanti sono l'Italia, la Grecia, Malta e Cipro con i loro spazi aerei che praticamente ricomprendono una buona parte del Mediterraneo. A questi si aggiungono anche gli stati che al momento sono solo osservatori, che sono la Tunisia, l'Egitto e l'Albania per il momento. Ci sono anche prospettive che nel futuro il BlueMed ricomprenda anche altri stati dell'area mediterranea, per esempio la Libia e anche la Giordania e Israele. In questo modo si viene a realizzare un vero e proprio spazio comune sulle rotte aeree del Mediterraneo che porterà una serie di vantaggi innegabili per tutto il trasporto aereo. In particolare, una volta che tutte le azioni e tutte le attività saranno messe in atto, ci sarà giornalmente un risparmio di 10.000 chilometri di percorrenza delle rotte, di 40.000 tonnellate di carburante e, molto importante da un punto di vista ambientale, una minore emissione di 134 tonnellate di anidride carbonica. Tutto questo realizzato ovviamente con la collaborazione degli enti di controllo del servizio aereo dei 4 stati partecipanti più gli eventuali altri che abbiamo detto prima, in modo da ottimizzare le rotte, i tempi, ridurre i ritardi e quindi in pratica favorendo uno sviluppo sempre maggiore dell'attività del trasporto aereo, ovviamente a beneficio di tutti gli utenti. Lei è stato nominato presidente del Governing Board, il comitato direttivo. Di cosa si occupa il comitato? BlueMed, come tutti gli altri FAB, sono delle organizzazioni che ricomprendono attività che sono svolte attualmente dalle 4 autorità dell'aviazione civile, dai vari fornitori dei servizi del trasporto aereo, dalle autorità militari, eccetera. Quindi il Governing Board avrà la funzione di governare, la parola stessa lo dice, l'ordinato svolgimento delle attività di queste 4 entità, in un'ottica chiaramente di messa insieme di esperienze, procedure, conoscenze, normative, in modo tale che il risultato sia effettivamente una gestione unitaria non solo dello spazio aereo ma anche di tutte le attività che sono tipiche del controllo dei servizi della fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo. Quali sono, oltre all'ENAC, le altre organizzazioni nazionali coinvolte nel progetto? In primis l'ENAV, che essendo il fornitore dei servizi di trasporto aereo italiano e anche delle 4
entità dei paesi del Blue Med quella che ha una maggiore responsabilità, perché l'ENAV chiaramente governa la assoluta maggioranza delle attività di controllo del traffico aereo nell'area del Blue Med. Inoltre l'ENAV ha partecipato fin dall'inizio in maniera molto efficace alla definizione del progetto e attualmente chiaramente oltre ad essere il fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo più importante è anche l'organizzazione che gestisce il segretariato del governo in bordo e quindi continua a fornire un contributo molto prezioso proprio per lo svolgimento delle varie attività. Inoltre abbiamo anche l'aeronautica militare che è uno dei fondatori del progetto sia come fornitore di servizi di traffico aereo, di controllo del traffico aereo in quanto una porzione diciamo dell'attività di controllo nel territorio nazionale e di competenza ancora dell'aeronautica militare e inoltre è una funzione importantissima perché il governo in bordo in effetti coinvolge anche gli enti militari proprio con un comitato civile militare nel quale tutte le esigenze delle forze armate sono rappresentate e ovviamente sono soddisfatte in funzione proprio della necessità di avere anche la parte militare nel progetto e nella sua attuazione. Per concludere, l'ENAC rappresenta l'Italia in tutti i contesti dell'aviazione civile internazionale, occupando ruoli di prestigio, un riconoscimento della professionalità dei vertici e dei dipendenti dell'ente. Quali sono ad oggi i maggiori progetti internazionali nei quali l'ENAC partecipa? Questo del Blue Med sicuramente diciamo, è una nuova sfida che l'autorità italiana assume, in quanto non si tratta soltanto di governare qualche cosa di esistente, ma di creare i presupposti affinché questo accordo internazionale che nasce dalla volontà della Commissione europea, dell'Unione europea, attraverso una serie di regolamenti, sia portata ed effettiva attuazione a beneficio degli utenti. Quindi il supporto che l'Italia dà a questa organizzazione attraverso la chairmanship del governing board è notevole in quanto si tratta di dover proprio iniziare questo percorso comune di attuazione. Il Blue Med in effetti non nasce oggi, nasce nel 2008 con un progetto di definizione proprio dei vari scenari che si è concluso appunto con la firma da parte dei quattro ministri dei trasporti nell'ottobre del 2012 di un accordo internazionale e adesso bisognerà metterlo in pratica. Come dicevo, non è il solo progetto a cui partecipa l'Italia, noi siamo impegnati su tutti gli organismi internazionali dell'aviazione civile, in ICAO, nella Commissione europea, nell'ECAC, in EASA e partecipiamo a tutti i livelli, sia a livello direttivo che a livello di esperti, in moltissimi comitati dove si sviluppano le politiche, le linee strategiche, la normativa e anche si fanno delle attività di verifica che tutto quello che viene designato a livello diciamo di questi organismi internazionali, quindi le normative, le procedure, eccetera, sia correttamente attuato. Il nostro ruolo è da sempre, da tantissimi anni, importante in questo senso, tant'è che impegniamo almeno 80 risorse umane, tutte qualificate, parliamo di professionisti, di avvocati, di personale che ha un'alta preparazione tecnica e normativa proprio per fare in modo che l'Italia non sia soltanto un beneficiario dell'attività internazionale ma sia protagonista anche nei momenti in cui ci sono delle decisioni importanti da prendere.